associazione Pro Vita e Famiglia, a cui noi teniamo particolarmente, e quindi ci conosciamo da tanti anni, ci conosciamo appunto per tanti motivi e abbiamo sempre, come posso dire, combattuto e difeso delle posizioni anche qui in un primo municipio, perché se ti ricordi l'incursione che fece, brutta incursione, io dissi che fu proprio uno sgarbo istituzionale dalla presidente del municipio che andò a imbrattare la sede di Pro Vita a Viale Manzoni, facendo appunto un'operazione totalmente illegale, rivendicandola tra l'altro lei che era appunto la persona che dovrebbe far rispettare per prima la legge e la legalità all'interno di questo territorio, come appunto la presidente del primo municipio. Io passo subito la parola per l'introduzione a Monica Ciccolini, giornalista ed editore, per la consegna di questo premio. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto io volevo congratularmi con questa associazione per il lavoro che fa, per il lavoro svolto, e credo che associazioni come la nostra dovrebbero essere d'esempio alle altre. E mi hanno parlato molto di voi e tutta Roma vi conosce. Quindi questo premio credo che sia super meritato e veramente con grande piacere e onore ve lo consegno. Io accetto con grande piacere questo premio per conto di tutto il nostro direttivo, Jacopo, Francesca Romana, Maria Rachele ed Alessandro, e da parte di tutti i nostri collaboratori e sostenitori. Noi ci battiamo per il diritto universale alla vita, dal concepimento alla morte naturale. Sosteniamo la famiglia naturale, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, e difendiamo il diritto e priorità educativa dei genitori. Vedete, in questa nostra società fluida molti mali vengono da un semplice fatto, che il bambino nel grembo è stato cancellato, mentre la genetica, la biologia, l'embriologia confermano che dall'inizio del concepimento vi è un essere umano unico ed irripetibile. Se non si dà dignità a questo essere umano, alla persona, tutto può succedere: l'aborto, la fecondazione artificiale, le manipolazioni genetiche e soprattutto come l'utero in affitto. Grazie a Tony Brandi, che è una sua, porta una testimonianza di un'associazione che veramente è molto attiva e si dedica molto a questi temi etici che noi diciamo seguiamo particolarmente. Allora io farei un applauso all'associazione e a Tony Brandi, perché è una persona che indefessamente si impegna quotidianamente in questo tipo di attività, e grazie a Monica Ciccolini, che invito ad aspettare un secondo perché abbiamo un pensiero per lei. Quindi